Buongiorno e benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi voglio mostrare la nuova lettiera che abbiamo parlato come novità che è arrivata a Monte di Procida in via Roma 25, una lettiera fatta di soia, completamente quindi di origine vegetale, che è smaltibile anche nel WC, inoltre è naturale e dura per i nostri gatti, quindi se abbiamo un solo micio, circa 4 settimane. Oggi vi voglio mostrare come è agglomerante questa lettiera e come simulare la pipì del gatto. Quindi facciamo un esempio della pipì del gatto, come si agglomera e come gettata a terra non si frantuma. Allora, prendiamo questa la lavanda. Abbiamo due profumazioni, sia alla lavanda sia al gelsomino. Proviamo questa alla lavanda perché è un profumo che a me piace molto. Allora, questa è la lettiera completamente pulita, quindi non dobbiamo tenere all'interno altre sabbie. È tutta sottovuoto, quindi nel momento in cui la apro si allarga. In pratica sono dei cubettini piccoli piccoli tipo spaghettini. Scusate la qualità del video, ma stando solo non riesco. La gettiamo tutto nella bacinella. Quindi perché dobbiamo fare uno strato talmente grande, quindi molto spesso, in modo che la pipì si agglomera e non si attacca al fondo della nostra lettiera. La cosa particolare di questa lettiera, che ha fibre di soia e quindi assorbe subito l'urina del gatto, che forma comunque dei solidi molto asportabili, non si attacca alle zampe del gatto. Quindi, per chi ha il problema che il gatto esce dalla lettiera e poi dopo la porta un po' ovunque, questa non si attacca. Allora, abbiamo riempito tutta la bacinella. Prendo un po' d'acqua e simuliamo la pipì. Nel momento in cui sto simulando la pipì, guardate come si gonfiano questi cilindretti. La mia mano e il gatto che la sotterra. E andiamo a togliere con la palettina. Ho preso una paletta con fori abbastanza grandi, proprio per mostrarvi che comunque, ecco qua, questa è tutta la pipì del gatto che si è agglomerata, bella dura. Logicamente adesso è bella fresca fresca, quindi se è lasciata qualche minutino fuori è bella dura dura. Guardate qua che palla che ha formato. Togliamo prima tutto lo sporco. Quindi all'interno la lettiera è completamente pulita, non si è attaccata sul fondo, che abbiamo fatto uno strato bello ampio. Devo dire, è profumata. E facciamo la prova se si sgretola o meno. Non si è sgretolata. La palla è tutta qui. Riproviamo. La palla è tutta qui. Quindi non si è aperta. Questa è la nuova lettiera che puoi trovare qui al negozio in offerta lancio a 6 euro e dura 4 settimane.